Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con Elden Ring. Riprendiamo da dove ci siamo lasciati, signori. Quindi siamo nella zona del retro del forte delle reprimende. Allora, proseguiamo in questa zona. Magari, vabbè, orario un po' particolare, ma ci può stare, ci può stare. Allora, ecco, qui c'era già un tipo discretamente incazzoso, credo. Vediamo un attimino, poi pian pianino, ragazzi. Voi, come sempre, mi raccomando, consigli come se non ci fossero domani, ma soprattutto anche like, condivisioni per supportare serie e canale. Mi raccomando, è molto, molto importante. Quindi, cascato? Oh merda, cascato, però non è così. Andrà, ah, vabbè. No, ma mi sa che tanto devo scendere pure io perché. Parte la scala. Sì, saliamo, ma. No, vabbè, saliamo. Intanto fatemi dare un'occhiata. Eh no, perché poi da qua. Forse sì, posso risalire là. Però penso che ci si arrivi anche da qui, dai. Facciamo qui il. Poi vediamo un pochino, signori, come siamo messi, come moriamo male, cose da fare, cose da recuperare. Io per il momento mi sto segnando cose, don't worry, don't worry. Pian pianino. Ah, in realtà qui. Ok. Allora, da là ci dobbiamo scendere. Da là ci dobbiamo scendere. Vabbè. Ne. Allora, dov'è? No. Ok. Frammento di osso benedetto. Allora, materiale per la creazione di oggetti. Molto difficile da reperire questo, attenzione. E poi 4 ce ne abbiamo, in teoria. Allora, si può scendere qua, ma si può anche salire qua. Onestamente, qua c'è pure una grazia. Ecco, qui ci sono due grazie molto vicine. Questo significa o che c'è tanta cattiveria, che è una cosa che è possibile. O c'è tanta labirintite. Altra cosa possibilissima. Ok, allora. Là c'è un'altra grazia là sotto. Ok, quindi sta da quel lato. E non so se segnarmela. Vabbè, facciamo una cosa. C'è bisogno. Tanto là ci andiamo. C'è anche. Merda. Qualcuno che sta subendo dei colpi. Ora. Ma spero anche di non perdermi. Troppe strade, qualche strada ce la perderemo sicuramente. Andiamo prima qua. Andiamo prima qua, poi risaliamo. Merda. Azione evasiva da panico del nostro Serafino. Che cazzo è? Grasso festivo, attenzione. Allora.
Si sentono dei rumori molto molto strani, devo dire la verità. Allora, fatemi vedere una cosa tra... Ok, signori, mi sono messo la lanterna qua perché avevo detto che non mi ricordavo una sega. Poi mi avete ricordato che c'era una luce, la lanterna, e me la sono messa qua così l'attiviamo direttamente in questo modo, che questa non ci dava alcun problema di... di sorta per quanto riguarda le mani occupate, insomma. E come detto, io mi sono scordato tante di quelle cose, ragazzi, che è passato veramente troppo tempo. Anche le cose più basilari qui. Allora, qua è possibile che ci ricolleghiamo. Un attimo. Non so se riesce a quell'altra che avevamo visto. Sì. No, in realtà no, esce giù. Quella era un'altra ancora. Vabbè, qua ci veniamo dopo. Facciamoci prima quella scala. Poi riusciamo nel caso da qua e vediamo, perché là fuori c'erano comunque problematiche. Qua sopra poi capiamo anche come arrivarci, se ci arriviamo qualche altro modo. Merda, però, cazzo. Sti fide una mignotta, oh. Chi è che sta a lanciare cose? Tutti e due. Maledetti. Ok. Allora. Qua non c'era nient'altro, no? Mi sembra di no. Sì, non che faccia sta gran luce, però... Meglio di niente. Va bene, e... sì, c'era anche... un'altra cosa che si vedeva da... da là, ma non sappiamo come arrivarci. Vedi, c'è un forziere, ma... meno che non ci sia arrivata dall'altra scalinata che abbiamo visto, eh. Potremmo... vabbè, facciamo così. Facciamo... che usciamo un attimo qua. Tanto qua nel caso poi ci possiamo rivenire pure buttandoci da sopra. Magari sarebbe meglio evitare, cioè nel caso... aspetta. Là. Aspetta, Giovanno. Ok. Vai. Aia. Mazza, ci ha piato forte, eh? Minchia. Niente. No, non ci andiamo ad incastrare, per piacere. Ma non si para? Non riesco a capire. Capire perché non... vabbè, non lo so, cioè, nel senso, se la mettiamo così, vabbè, mo ci buttiamo dalla grazia che stiamo qua, però
Potremmo, sì, c'ho pure la lama del limiere, signori. Io volevo evitare di usare quella perché queste qua mi sembravano più faiche da utilizzare. Però potremmo anche tornare a testarla un pochino, la lama del limiere che abbiamo usato per parecchio tempo in realtà. Eccola qua. Che a livello di danni fisici li fa belli potenti. Oh cazzo, ho sbagliato. Questo non era previsto. Merda. Ci siamo persi le animelle. No, oddio, non è detto. Io posso sempre fare così. Non era previsto questo buco. No. Però posso. Bel danno, cazzo. E soprattutto si allontanava, quindi. Cosa che ci serve allontanarci. Ok. Effettivamente è abbastanza aggressiva, però. Sa com'è? Per gli attacchi normali è un po' più lenta, per carità fa più danno, fa sicuramente più danno, però. Quindi dovremmo recuperare l'altra strada, però a questo punto non conviene andare anche qua sotto. Oddio, non sono convinto di questa cosa, ma. Tutti questi cadaveri significheranno qualcosa. La Madonna santa però, eh. Niente. Corri, corri, corri. Iride dell'occultamento. Runa di Marika. Ok. Applicabile sull'occhio di qualcun altro per negare loro la luce in tutte le forme. Appoggiala sull'occhio di qualcun altro per bloccare loro ogni raggio di luce. Può essere anche usata per ricevere benefici di una runa maggiore equipaggiata, perdendo tutte le rune nel processo. Nel regno dell'ombra i sacerdoti dell'albero madre ricorrevano a questo espediente per esacerbare i timori del loro gregge, con eccellenti risultati. Questa ci dà 80.000 rune, va bene. Dove usciamo qua? Scusate. Soldato di Mesmer. Allora, vediamo la scalinata dove ci porta. E insomma. Beh, quelli sono belli cattivi, devo dire la verità. Allora, qua si può riscendere. Ok, lì dove c'erano. Solo?
Va bene, proviamo a scendere qua allora. Ah, cazzo. Merda. Ma devo entrare là dentro o nel caso viene lui? Ecco, viene lui. Minchia. L'ho piato un po'? La madonna. Allora è agile, dobbiamo dire la verità. È agile, agile. Bravo, bravo. 10-10. Si trasforma anche in angelo della morte. Devo dire la verità. Allora, eventualmente io da qua potrei anche un attimino maledirlo. Mettergli un po' di... se ha funzionato. Sì. Cazzo, è uscito. Più che altro perché bello veloce. Ok. Che non gli faccio niente comunque. Vai, vai. Non riesco da dietro. Fuck. Perché mi dà una... Dove sto? Cristo. Manculato. Manculato forte. No, 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 no. Ho sbagliato. Fuck. Ho fatto un errore là di valutazione. La spada! Maledetto. Cenere di guerra, ali del crogiolo. Beh, questo può essere interessante. Sembra incazzoso. Dovrò al posto di Tiche. Ma io lo posso mettere qua? Assegna. Allora, ricordiamoci Tiche, poi... Vabbè, questi li dovremmo migliorare, lo dovremmo migliorare, questo qua. Non era uno di questi? Fornisce affinità e abilità un'arma. Ah no, sono le ceneri di guerra, non gli spiriti. Scusate, no, ho sbagliato io. Ceneri di soldato, ok, queste sono le ceneri di guerra. Poi queste vanno messe a un'arma. Non avevo visto l'iconcina, la mini iconcina piccolina, ok. Come non detto. Sorry, sorry.
Andiamo a vedere che c'è sta sopra. Ok. No, sarebbe stata una cenere. Altra cenere utile, interessante. Questa sarebbe da vedere su che arma si può mettere. Però sempre su un'arma che magari non ha una sua abilità figa, perché sennò... Ok, sacerdote guerriero. Grasso festivo. Vabbè, mi sa che ce ne possiamo anche andare, però per andarcene dobbiamo uscire da là e quindi ribecchiamo di nuovo quello. Interessante. Interessantes. Quanti animelli abbiamo? 230, ce ne servono 256, oddio, manco troppe. Magari potrei... Quante ce ne dà questo? Guarda, però spostiamoci magari. Teniamoci belli carichi, tanto è solo per via qualche animella. Quante ce ne dava? 5.000, beh, mica male. Tra l'altro qua sotto non avevamo neanche preso sto coso. Allora, cioè abbiamo un po' di rune buttate in saccoccia, per carità, si potrebbero usare anche quelle. Allora, in realtà qua se riusciamo ad andarli alle spalle, magari ce la svanghiamo un attimo. Cioè li facciamo un po' più di danno. Via, via. Mi dovevo fermare a rimettermi le fiaschette, però che cazzo. Scusa. Ma questo tra l'altro non... No. Dio santissimo. No. È morto Serafino. Ok. Pelo. Grande Serafino, se l'è giocata così. O c'è starà qualche coglione che qua c'è sciotta, sicuro. Vabbè, io a vedere un'occhiatina ce la do poi, oh, nel caso veniamo a recuperare le animelle, cioè. Andiamo a sbloccare quella grazia. Qua dietro che c'è? Funghettino. Oh merda, no, questi li odio. No, questi li odio dal profondo del cuore. Prima la grazia e poi la disgrazia. Lascia fare.
Ma c'è tipo un drago da quel lato? Penso di sì, comunque. Vabbè, poi andiamo a vedere pure quelli che stanno là. Anche perché noi da qua penso che quella sia l'unica strada, no? Esatte runiche, come detto, ancora non le sto utilizzando. Scusa, quella l'avevamo attivata? No, sbagliato. Qua, mettimi un attimo un contrassegno così per capire. Allora, là. Ok, di lapidi. Proviamo ad eliminare sti due bagarozzi. Mamma mia, li odiavo questi qua perché poi te tritano malamente nello stomaco. Quindi li ho sempre abbastanza odiati. Anche perché non gli facevo manco un cazzo, tra l'altro. Minchia. No, 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 questo è da evitare, questo è da evitare tantissimo. Eventualmente anche questo. Ah, ci siamo fatti inculare al ritorno. No! Ecco qua, è morto. Cioè, gli mancava uno. Come morire da stronzi. Però non ha fatto in tempo ad allontanarsi. Perché? Perché è lento come la merda. Vabbè, niente, ragazzi. Ci ho riprovato più volte. Ma dopo un po' arriva pure il secondo. Ma non sono riuscito più a farlo con questo da solo. Quindi basta. Vedo solo se c'è qualcosa. Tanto, sti cazzi, se ci droppavano qualcosa, me ne sbatto il cazzo. Ma non riesco a farli. Quindi, almeno è così. Ok. Mi iniziano a fare i cosi qua, i ravioli con Serafino. Qua devi dare nel culo. Non è fattibile, non è fattibile. Allora. Eccoli. Guarda, visto che mi mancano. Andiamo a vedere. Usiamo qualcosa per fare un livellino. Ox 56. Allora, sai che non mi ricordo. Vabbè, giusto per sapere, questa pure scalava in destrezza. È una destrezza. Tutte le armi che abbiamo scalano in destrezza, in realtà. Quindi quasi quasi. Un altro livello ce lo butto di destrezza. Mamma, chi se ne frega. Dai. Vediamo qua invece chi ci sta che ci incula. Allora, aspetta qua. Drago? Sì, il drago che sta cercando di ammazzare chi? Gente.
Drago della fiamma spettrale. Vabbè, se sapia solo con loro, per me va bene. Io al massimo gli do una ciancicata così. Oddio, basta che il cavaliere non mi viene a rompere il cazzo a me. E niente. Perché è un coglione, posso dirlo? Cioè, c'è Star Dragon là. Cazzo, oddio, siamo morti. Un attimo, non mi ero accorto. Merda. La Madonna incoronata, to. Dimmi tu se devo perdere tempo pure con sto coglionazzo di merda. Mi ha lasciato manco niente sto coglione. Il drago? Ma il drago nel mentre l'abbiamo... No, eh? Mi sa che si è arrivato dalla... da questa. Ma guarda sti figli di una gran tra... visto che siamo tutti contro... contro di me... almeno uno me ce lo metto. Allora, che volevo vedere? Non lo so. Se ci arriva, ma il dubbio fa perché noi mo ci vengono ad attaccare pure tutti gli altri, quindi guardalo sto pezzo di merda. Ma che cazzo sta fase era fino a 2.0 qua. Ok. Questo ce lo siamo tolti dal cazzo. Questo pure. E mo qualcuno che mi tiene d'occhio questo ci vuole. Cazzo, moppiarlo. Una parola. Oh merda, oh merda. E niente. E mo riparti da capo, non ce la fai perché risponano tutti. Non calcolano che li sto aiutando sti pezzi di merda. Quindi. Come fa? Portiamoli dal drago. Magari il drago mi ammazza quelli. Oh cazzo. Il drago mi ammazza a me, altro che quelli.
No, che coglione, tra l'altro. Non mi sto neanche curando. Ho usato l'ampolla di Dio. Allora, signori, Brimorto, un discreto quantitativo di volte. Ci ho messo il simboletto che c'è sta questo. Ci torniamo un'altra volta. No, no, con tutti questi così non si riesce a fare niente. Quindi per il momento li lascio là. Allora, qua c'è quello per salire. Come l'avevo messo così? Li segniamo? Non so, me lo segno così. Però quello è impossibile da fare così. Per tutti gli altri che non tengono conto del fatto che li sto aiutando e quindi vanno a rompere il cazzo a me. Quindi falli scannare tra di loro. Sti cazzi in ci ometti. Io cercherei anche una mappa di questa zona, perché stiamo andando totalmente a cazzo di cane. Come no? Non la trovo al momento. Conviene salire adesso sopra, prima che ci dimentichiamo. Vabbè, tanto anime da perdere non ce ne abbiamo, quindi. Ah no, la devo attivare, mi sa. Sì. Oppure è questa che si deve attivare, non ho capito. No, è questa che si deve attivare da qualche altra parte, ok. E dove si attiva non l'abbiamo visto. No, no, fai, drago, io non rompo il cazzo a te, tu non rompi il cazzo a me. Ognuno va per la sua strada. E sti cazzi. Poi ci rincontreremo in altre occasioni, eventualmente, quando hai risolto i problemi con quelli. Magari veniamo. Anche se giustamente andandocene non è che li risolve, cioè sempre la rispona, no? Però va bene uguale. Rovine di Mort. Noi siamo morti un sacco di volte, effettivamente. Lo voglio vedere prima. Aia. Siamo morti un'altra volta. Bello che io non mi riesco a curare. Riesco a fare una sega. Allora. La situazione è veramente abbastanza critica comunque. Posso dare un'occhiatina qua, ma è anche inutile dare un'occhiatina qua. Mo faccio una cosa, vado qua e vedo se quella mappa almeno abbiamo un qualche cazzo di riferimento. Vi devo dire, è troppo lontano, però non può essere la mappa di questo. Questa zona qua sotto là c'è anche un cavaliere, mi sa. No, sarà sicuramente della parte sopra. Vabbè. La mappa di quello sarà sotto da qualche parte, che ne so. Ci guarderemo intanto, però blocchiamo questo e poi capiamo. Ah no, invece è giusta. Porca puttana, però. No, per dire, a livello di zona è discretamente ampia. E poi c'era quest'altra da sbloccare, la parte sopra. E
credo anche questa qua sotto. Ah, eccola qua dove sta l'altra. Eccola qua. Mo' ce l'ha fatta vedere. E vabbè. Penso che possiamo ritornare. Salve. C'è un altro di quelli. No, ma io devo... cioè, eventualmente ritorno prima sotto. Poi vediamo qua. Sono gli orsacchiotti. Gli orsacchiotti mi ricordo che una volta li cacciavamo perché che ci davano del buono gli orsacchiotti? Che ci serviva? Pezzo di carne. Ah, mi ricordo che ci eravamo abbastanza impegnati a seccare gli orsacchiotti. Uppela. Sterzata al volo. Eccala l'altro orsacchiotto. Bello fresco e forte, incazzoso. E il fratello grande. Il problema è dato dal fatto che io non ho sbloccato grazie nei paraggi. Quindi qua ci ammazza e grazie al cazzo. No? Ma una grazia da qualche parte da qui, da questo emisfero, ci dovrebbe pure stare. Perché questo che ci apre il culo penso che sia abbastanza scontato. Ralva, il grande orso rosso. Madonna incoronata. Morti, morti, va bene. Finita, finita così. Togli sto lock del cazzo. No, devo sbloccare almeno una grazia da qualche parte, signori, perché... dove sto andando? Dal lato opposto. Ok. Allora, questo me lo puoi togliere. Forse quella è una grazia. Ma muore qua? Sì. Va bene, ragazzuoli, direi che ci vediamo al prossimo appuntamento. Cercherò di recuperare il mio cadavere da qui. Vabbè, in realtà non è che ci sia tutta sta gran necessità per le animelle che avevo, figurati. E vediamo, vabbè, un po' che possiamo fare qua. Comunque, noi ci vediamo alla prossima, ragazzi. Mi raccomando, fatemi sapere la vostra. Che bello dire. Ci vediamo.